Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Oggi voglio spacchettare con voi, ragazzi. Ho messo da parte un sacco di pacchettini per poterli spacchettare con voi in video, quindi aprirli con voi, quindi anche per me saranno una sorpresa. Sono tutti nuovi arrivi per la collezione, per le collezioni primavera estate, sia per quanto riguarda il make up che per quanto riguarda il beauty. Quindi ho una montagna letteralmente, ragazzi, davanti a me di pacchetti che non vedevo l'ora di aprire con voi, perché mi mancava un po' fare questa tipologia di video in cui spacchettavo con voi e guardavamo assieme i trucchi e le cosine nuove che mi arrivano. E tra l'altro sto inquadrando, ho un'inquadratura un pochino più da vicino oggi, proprio perché voglio che vediate meglio i prodotti, quindi fatemi sapere poi se riuscite a vedere bene tutti i prodotti e se l'inquadratura così vi piace. Tra l'altro ho spostato anche un po', sta passando un aereo, non so se lo sentite, ma tipo casa mia è una specie di pista, cioè tutti sopra casa mia, c'è proprio la pista, tutti gli aerei che atterrano ad Amsterdam praticamente passano per casa mia, cioè se atterrate ad Amsterdam salutatemi che io sono qua, tipo. Comunque ho cambiato un po' anche la sistemazione dei mobili qui nella mia cabina armadio studio, quindi fatemi sapere che cosa ne dite di questa inquadratura. Si vedono un po' le borsette, ma dipende poi dall'illuminazione, perché io amo registrare con la luce del sole, con la luce diurna, quindi se c'è la sfrutto e poi ogni tanto mi muovo a seconda, però così secondo me può andare. Primo pacchettino mi arriva da Kiehl's. Come sapete, Kiehl's è un brand di beauty con cui lavoro da un sacco ormai, ed è un brand che amo personalmente utilizzare anche nella mia vita privata. Questo è il pacchetto accompagnato da questa card e andiamo a scoprire di che cosa si tratta. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Vediamo, perché anch'io non so di che cosa si tratta, perché ho aspettato proprio questo video per aprire tutto con voi. E questa è, a parte il pacchetto molto carino, questa è la Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream. Nome lunghissimo, ma di questa linea conosco già il siero, il Midnight Recovery Serum, che è famosissimo, e quindi sono molto curiosa di conoscere e di provare anche questa crema. Adesso capisco perché si chiama Cloud Cream, perché ragazzi la consistenza è super soffice, proprio come una nuvola. È una crema notte dalla texture molto ricca. Altro pacchetto bellissimo che mi è arrivato, ragazzi, è di Too Faced, cioè guardate solo la box di cartone quanto è bella, con il logo, tutte queste farfalle colorate. Io adoro veramente i pacchetti Too Faced, sono sempre tra i più belli in generale di tutti i brand che mi arrivano. Questo ve l'ho fatto vedere tra l'altro anche su Facebook, vi ho fatto vedere solo un paio di unboxing su Facebook, quindi già so che cosa c'è all'interno. E ragazzi, guardate che meraviglia, cioè, oh mio Dio. Tra l'altro io sono fan da Too Faced, lo sapete, da ben prima di aprire un canale YouTube. Era, cioè, le mie paghette praticamente le usavo per, e dei lavoretti che facevo le utilizzavo per comprarmi le cosine di Too Faced da Sephora online, perché all'epoca ancora tipo da Sephora non c'era questo brand, o solo in pochissimi store, ma non a Trieste. Ed è l'intera collezione Too Femme, ragazzi, che a me fa impazzire. Ci sono due mascara Better Than Sex, quello classico nella versione rosa e quello waterproof con pack azzurro con goccioline. Questo mascara lo conoscete, è uno dei miei mascara preferiti da quando è uscito, lo adoro, anche se solitamente naturalmente utilizzo la versione classica, non quella waterproof, a meno che io non debba proprio andare al mare o in piscina e decida di truccarmi. Poi c'è questo blush, guardate che meraviglia, sia la box che la cialda con il prodotto. È un blush molto naturale che ha un po' di perlescenze e micro glitterini, comunque un colore molto bello. E ragazzi, troppo pack, veramente super approvato, mi piace un sacco. Palette di ombretti, anche qui adoro il packaging, ma vediamo le colorazioni.
Guardate che meraviglia, ragazzi, questa è una delle mie palette uscite quest'anno preferite. Adoro questo turchese, questo lilla chiaro, ma ci sono anche un sacco di colori molto più naturali, anche un marroncino che è super super sfruttabile, quindi secondo me è una palette molto completa con shade e texture perfette per questa stagione. C'è la Shadow Insurance, il famosissimo primer occhi del brand. Poi ci sono 6 rossetti, anche di questi adoro il pack rosa a forma di cuoricino. Eccoli qua, sono tutti rossetti idratanti, sono bellissimo con questo cuoricino e poi hanno un profumo di fragolina di bosco, ragazzi, che è buonissimo. Ve ne ho swatchati un paio, così vedete la coprenza. Sono traslucidi, molto morbidi e idratanti. Poi mi è arrivato un altro pacchetto, questo da Sephora e da Kat Von D. È una box di latta e andiamo ad aprirlo. Questa è la card di Kat Von D Beauty. E questi sono tutti i nuovi Tattoo Pencil Liner. Sono 5 matite, tutte di tonalità piuttosto scura. Qui all'estremità potete vedere le colorazioni. Sono tutte molto scure, in perfetto stile Kat Von D, direi. E poi c'è questo Tattoo Liner, che è invece un eyeliner a pennarello. Anche questi li avete visti su Instagram, quindi so che sono super morbide e super pigmentate, ragazzi. Vi ho swatchato tutte le matite e l'eyeliner contratto più spesso e più sottile. Devo dire, super morbide, appunto, queste matite sono un sogno. E anche l'eyeliner mi sembra ottimo, tra l'altro, la tipologia di eyeliner che preferisco a pennarello. Poi, proprio oggi, questo è l'ultimo arrivato, mi è arrivato questo pacchettino da Diego Dalla Palma, che è tipo un cofanetto, guardate che carino. Non ho la più pallida idea di quello che ci sia. Oh, ok, ci piace. Sono altri prodotti qua sotto. Beh, questa box mi piace un sacco. Mi ricorda un po' sullo stile di Kylie, i cosmetici di Kylie Jenner, non so come mai, ma mi piace moltissimo questo pack pulito, molto semplice, minimal. Ragazzi, sono tutti prodotti per la cura delle labbra, per la lip care. Io impazzisco, vi giuro. Ci sono uno scrub labbra, una maschera per le labbra, un idratante, un rimpolpante, wow, e qua sotto ci sono 4 balsami labbra, ragazzi, con fattore protezione 50. Ma che figata questo kit, lo adoro. Questo è lo scrub, non so perché, ma sono andata prima a vedere subito lo scrub. Non ha profumo, mi sembra appunto di una profumazione molto neutra, il che è assolutamente un fatto positivo. Questa è la maschera, ragazzi, e questo piccolo segnetto l'ho fatto io adesso con l'unghia per rendermi conto della densità, la texture del prodotto. Ragazzi, è densissimo, super super denso, quindi ottimo. I prodotti per le labbra più sono densi, più sono buoni per quanto mi riguarda, quindi adoro questa maschera, deve essere eccezionale. Voglio vedere i balsami labbra con fattore protezione 50, che tra l'altro, parlando di viaggi, molto presto avrò 2 viaggi in cui mi servirà l'SPF molto alto, quindi sicuramente ne farò buon uso. No, vabbè, ragazzi, sono balsami colorati, quindi sono, in realtà sembrano in tutto e per tutto dei rossetti. Vediamo se swatchandoli, sì, effettivamente sono dei balsami labbra, però ragazzi, sono molto pigmentati e lasciano un bel po' di colore. E anche le tonalità mi piacciono molto, molto azzeccate, portabili, naturali. E visto che siamo in periodo estivo, ci tengo a ricordarvi che è sempre molto importante anche proteggere le labbra, perché chi l'ha provato sa che ci si può scottare purtroppo anche le labbra. E ragazzi, se vi succede, vi garantisco che bruciano tantissimo, non è una bella sensazione. Quindi mi raccomando, sempre 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 proteggere le labbra. Potete utilizzare naturalmente dei balsami labbra appositi come questi, oppure lo stick, quelli semplicissimi che si trovano in farmacia, e lo applicate su tutte le zone, sui nei, tutte le zone più delicate se avete cicatrici, e sulle labbra. Poi mi sono arrivati 2 cofanetti da
Mesauda. Nella prima box c'è la collezione Roller Coaster, andiamo a vedere assieme. Sono smalti semipermanenti. Questi tre con il pack nero qui in alto sono base coat, top coat e sgrassante, mentre questi che vedete qua sotto sono gli smalti semipermanenti con questi colori molto primaverili estivi, mi piacciono. E poi seconda box, qui sto già tremando perché devo pronunciare il francese, e questa collezione si chiama Le Petit Jardin. Francesi, francesisti, correggetemi se sbaglio, oppure fatemi complimenti per la pronuncia perché io ci provo davvero. E questa è invece quest'altra collezione che non ripeteremo. Questi sono tutti colori molto più pastello e più chiari rispetto a quelli di prima, che sicuramente sono più accesi. Ed eccoli qua ragazzi, che cosa ne dite? A me queste tonalità piacciono un sacco. E anche qui c'è un rosa ed un menta chiaro, un latte menta tipo, che mi ispirano non poco. Ho utilizzato diverse volte questi smalti e li trovo ottimi. In realtà c'era un'altra box, un'altra parte da Mesauda. Eccola qua, e c'è il Lizzy Gel Polish Kit. È proprio un kit base per il semipermanente. C'è la lima, base, top coat, sgrassante, uno smalto che è questo rosso, e poi nail polish remover e il cleaner. Poi mi è arrivato questo pacchetto da Face D. Non so onestamente che cosa ci sia all'interno, vediamo. Card, andiamo a scoprire assieme. C'è una specie di sacchetto in cotone, una dust bag. Ok, non so che cosa aspettarmi dopo aver letto questo. E all'interno troviamo naturalmente dei prodotti, due prodotti beauty. C'è questo detergente per il viso a pH neutro con acido lattico. Face D è un ottimo brand, quindi sono curiosa di provarlo. E poi queste invece sono, questi sono dischetti lavabili per rimuovere il make up. No, mi sbagliavo, non sono dischetti ma è un panno per rimuovere il make up lavabile, quindi riutilizzabile. No, c'è un'altra cosa all'interno della nostra dust bag. Quello qua, non so che cosa sia. Oddio ragazzi, che cos'è? Sembra un applicatore per assorbenti interni. Oddio. Ok, ho capito di che cosa si tratta, io due ore ad analizzare, cioè non riuscivo a capire ragazzi. È una cosa in realtà utilissima per me, è che chi ha animali ha per forza in casa, sono le, come si chiamano, le spazzoline, quelle con lo scotch per raccogliere i peli degli animali, solo che questa è portatile per quando sei in viaggio praticamente, e ne avevo già una in realtà che sto per finire, portatile da viaggio, quindi ottimo, questo è veramente un regalo pazzesco per me, cioè super utile. E tra l'altro c'è scritto qui sulla card che mi hanno spedito che questa invece è pensata per i panni sporchi praticamente rientrando da un viaggio, quindi è proprio un kit pensato per il viaggio, fantastico ragazzi. Io ho un viaggio appunto che è uno di quelli che vi ho menzionato poco fa in arrivo, in realtà a inizio settembre. Sarà sarà probabilmente il posto più lontano che io visiterò, forse alla pari col Giappone, dovrei andare a vedere, ma come distanza secondo me. Quindi direi che per quanto riguarda il travel questo pacchetto è azzeccatissimo. Poi sempre Diego Dalla Palma mi è arrivata la collezione Spring Summer che si chiama Ballroom. Guardate che meraviglia ragazzi questo cofanetto e questa collezione. Questa in anteprima l'avete vista su Instagram, se ancora non mi seguite il link è qua sotto, comunque mi trovate come Kiss and Makeup 01. Questa è la locandina della collezione, quindi queste sono le colorazioni. Palette di ombretti molto carina, il fucsia per me è decisamente troppo acceso, mi sta malissimo, ma tutti gli altri sono colori che posso utilizzare, molto carini.
alcuni matte, altri invece super glitterati. Molto carino anche questo pack metallizzato, devo dire. Nel frattempo fuori c'è il diluvio universale, ragazzi, cioè se avete troppo caldo in questo momento, immaginatevi che qui ci saranno 17 gradi. Sta diluviando, vi mando un po' di fresco se vi serve, ve lo mando in diretta in videocamera, ma vi arriva. Questa palette invece per il viso, abbiamo due blush, uno più chiaro, uno più scuro. Questo decisamente è troppo scuro per me, ma questo mi sembra perfetto, molto simile ad un blush in cialda mono di Diego Della Palma che avevo e che adoravo. E poi abbiamo un illuminante, andiamo a vedere la coprenza di questi prodotti. Eccola qua, sono molto scriventi, devo dire. Ombretto in crema metallizzato, veramente stupendo da utilizzare sia come ombretto ma naturalmente anche come illuminante. Bellissimo. Lucida labbra balsamo idratante di questo fucsia con i glitterini. Ve l'ho swatchato, eccolo qua, è un gloss nutriente. Poi ci sono tre rossetti in stick luminosi, eccoli, ve li ho swatchati tutti e tre, molto naturali queste prime due tonalità, mentre questo è un rosso molto caldo come sottotono. Poi c'è un primer occhi color carne e per finire due matite, quella scura marrone è per gli occhi mentre questa sotto è per le labbra. Anche qui ve le ho swatchate entrambe, molto morbide, molto pigmentate, ragazzi, fantastiche. Poi mi è arrivato questo pacchetto da Benefit Cosmetics, sono molto curiosa perché di solito Benefit mi manda sempre dei pacchetti bellissimi ed è stato difficile non curiosare, non sbirciare prima di filmare questo video. Ecco il contenuto del pacchetto, sbirciamo. Oh wow, ragazzi! No vabbè, c'è anche una giacca, non ci posso credere, una borsa, ok, vediamo tutto assieme. Ragazzi, che meraviglia, guardate che meraviglia, ci sono un sacco di nuovi blush, un sacco di nuove tonalità di blush, poi c'è anche la nostra mitica Hoola bronzer, questo lo conosciamo, ma sono stracuriosa di vederle, di Lancetemper che sta entrando, e qui c'è il pennello per applicare le polveri. I prodotti che già conoscevo sono la Hoola ed il Dandelion Highlighter, questo è un illuminante, eccolo qua, veramente stupendo, me l'avete visto indossare molte volte, ma questo è un pack diverso, decisamente più sottile. Vediamo assieme tutti i nuovi blush. Questo è Pompon e questo più scuro, più viola, è Moon. Stupendo questo, ragazzi, bellissimo. Forse per me è un po' troppo scuro, ma è un colore bellissimo, secondo me anche da utilizzare come ombretto. Questo invece mi sembra molto più naturale e portabile. Poi abbiamo Willa, che è questo più freddo e chiaro, e l'altro più acceso, un bellissimo color corallo, si chiama Krista. E poi abbiamo Shelly, che è questo con pack lime, e Sunny con pack rosa. Questi sono un po' più simili tra loro. E devo dirvi, ragazzi, che il profumo di questi blush è fantastico, è buonissimo. E poi, molto utile, abbiamo da viaggio il pennello per applicare il nostro blush. Ci sono altre due cosine all'interno di questa box, ragazzi, io veramente wow. E una giacca, ragazzi, con tutti i pack dei blush, troppo carina, e dietro c'è la scritta Benefit. Non è tutto, perché mi è arrivato anche questo zainetto, ragazzi, pensavo fosse tipo una shopping bag, invece è uno zainetto super super carino, adoro questi colori. Altro pacchetto da Too Faced, ragazzi, questo vi farà impazzire perché su Instagram l'avete visto e siete impazziti tutti. E sulla box, tra l'altro, lui è Gerard Blandino, il fondatore di Too Faced, che ho avuto l'onore di conoscere e incontrare in due diverse occasioni, una a Los Angeles, una a Londra. Ma vediamo che cosa si nasconde all'interno della nostra box, ragazzi. Qui lo vedete, c'è una palette, è la Born This Way Sunset Stripped,
è meravigliosa, la trovo davvero una palette molto completa. Ci sono sia ombretti più scuri che ombretti più chiari, si può fare uno smoky, si può fare un trucco da giorno, alcuni ombretti glitterati per aggiungere un po' di colore, un po' di texture diverse al trucco, devo dire mi piace molto. Se pensavate che fosse tutto vi sbagliate, perché sotto andiamo ad alzare, come si fa? Così, questa parte, ok, ce l'ho fatta, e qua sotto ragazzi, sì, c'è, io adoro, vi giuro, adoro troppo, c'è una felpa, sì, bellissima, con il logo Too Faced, morbidissima, io adoro, logo rosa, appunto, felpa bianca con cappuccio, stupenda. Poi mi sono arrivate altre cosine da NYX e da Garnier, è un pacchettino con all'interno un sacco di prodotti, ecco qua la card, sono appunto NYX e Garnier assieme, tre gloss, This Is Juice gloss in tre tonalità diverse, un applicatore per il fondotinta in silicone, molto curiosa di vedere com'è, questo primer luminoso con flakes dorati, poi abbiamo questo contappino giallo e un siero rimpolpante, un plumping serum, e questo violetto è invece un primer. Siccome si chiama marshmallow primer, io non posso non annusarlo e vedere se sa di marshmallow, ragazzi. Oddio, sa di marshmallow, no vabbè, no vabbè, mamma mia, io impazzisco per queste cose, lo sapete. Oh, poi i marshmallow li adoro, vabbè, fantastico, mi è venuta fame. Poi c'è questo spray fissante con elettroliti, e gli spray fissanti di NYX sono sempre ottimi. Da Garnier invece, ragazzi, che figata mi è arrivata la maschera per le labbra. È una maschera rimpolpante in tessuto. Poi mi hanno spedito tre maschere per il viso con tre funzioni diverse. Abbiamo quella al carbone, quindi azione purificante. Poi abbiamo quella alla vitamina C, che quindi energizzante ed illuminante, e poi questa super idratante e rimpolpante al melograno. E ultimo pacchetto per oggi, anche questo da Diego Dalla Palma, mi è arrivato in questa bag. All'interno troviamo la collezione Cruise 2022, ci sono due, loro li chiamano sublimatori di luminosità per il viso e per il corpo, sono dei prodotti in crema, liquidi che vanno ad illuminare appunto la nostra pelle, stanno benissimo con l'abbronzatura. Poi due kajal per gli occhi, uno è nero, uno è blu molto scuro. Ve li ho swatchati entrambi, anche questi molto molto scriventi. Due rossetti matte a lunga tenuta, guardate che spettacolo ragazzi, non c'è niente da fare, io adoro i rossetti opachi. Anche da swatchati devo dire sono stupendi, il rosso in stick, questo color mattone non mi convinceva, ma vederlo swatchato lo adoro. E poi bellissimo perché nella box mi hanno spedito anche questo speaker per l'acqua, per la piscina, non lo so, vediamo. No vabbè ragazzi, come da fotografia c'è sia lo speaker che poi questo piccolo salvagente da gonfiare su cui si va poi ad inserire lo speaker con il logo Diego Dalla Palma, adoro. Quindi mio family, questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se avete richieste per i prossimi video, ma soprattutto quali sono le colorazioni, i prodotti che vi sono piaciuti di più. Io vi mando un bacio gigantesco, siete pronti per il nostro abbraccio finale che non può mancare mai? Venite qua che vi abbraccio forte forte forte. Ormai lo sapete che sono in arrivo tantissimi nuovi video, quindi stay tuned e al prossimo video. Ciao.